Il ruolo degli insegnanti oggi è un ruolo molto particolare, un ruolo nuovo, un ruolo che chiede agli insegnanti di accogliere un sacco di sfide. Questa è l'era digitale, è l'era della crisi, è l'era delle grandi riforme scolastiche, dell'introduzione di tecnologie, ma allo stesso tempo del fare i conti con risorse sempre più scarse. Oggi gli insegnanti si trovano a dover affrontare una sfida che non è solo di tipo didattico, ma è di tipo sociale, di tipo educativo. La rivoluzione digitale pone ai nuovi studenti, alle nuove generazioni cosiddette nativi digitali, nuovi stili di apprendimento, di comunicazione e di socializzazione. Di conseguenza, gli insegnanti si trovano a dover mettersi in gioco, a dover accogliere questa sfida e adeguare la propria didattica, veicolando i loro contenuti, veicolando conoscenze e competenze attraverso anche gli strumenti propri dell'era digitale. Non solo, ma anche, è necessario infatti avere un approccio equilibrato oggi a scuola, che possa permettere sì di sfruttare le nuove tecnologie, ma allo stesso tempo di non perdere quelle essenzialità caratteristiche della scuola. Si è vero infatti che l'era digitale ha fatto cambiare molto, tante altre cose a scuola non sono ancora cambiate. Ci sono ancora le passioni, ci sono ancora le incertezze, le insicurezze dei ragazzi, le emozioni. Si potrebbe dire oggi che ci sono solo nuovi linguaggi, nuovi strumenti, ma stessi bisogni. Ecco allora che la vera sfida dell'insegnante oggi è accogliere questa sfida, mettersi in gioco. Provare a imparare a utilizzare le tecnologie digitali, imparare a capire anche quali possono essere i pericoli di un uso scorretto della tecnologia per sfruttare al massimo le potenzialità. L'insegnante oggi quindi ha una grande sfida che è paradossalmente quella di accettare questa sfida, di sapersi mettere in gioco e di saper valorizzare al massimo le potenzialità date da quest'epoca.